Prova a parlare, eh? Prova. Okay, vabbè, qua arrivo. Ok. Poi dimmi quando cominciamo la diretta, oggi. Per me puoi cominciare pure mo. Nel frattempo. Posso cominciare? Signore e signori, buonasera, benvenuti al Palazzetto dello Sport Città di Fondi, qui in via Mola di Santa Maria, per la diretta della seconda giornata del campionato, del campionato di Serie A Gold maschile. Vi trasmetteremo tra poco la telecronaca diretta dell'incontro tra HC Banca Popolare di Fondi e l'Alperia Merano. I giocatori fondani li vediamo sullo schermo da destra verso sinistra dal vostro punto di visualizzazione in maglia rosso e blu, mentre l'Alperia Merano è in divisa nero oro con le stritte oro. Quindi intanto gli arbitri di gara danno il fischio per far entrare le squadre in campo. Quindi, parlando un attimo di questo incontro, terza giornata del campionato di Serie A maschile, con i padroni di casa del HC Banca Popolare di Fondi che affronteranno l'Alperia Merano. Nella prima giornata del campionato la formazione di Corsi De Santis ha perso in casa contro una delle squadre sicuramente più attrezzate del campionato, il Bressanone, per 30-26. Mentre il Merano viene da due partite giocate rispetto ai fondani, arriveremo tra poco a spiegarvi il perché, dopo aver perso in casa 29-30 contro il Sassari, nella seconda giornata sono andati a sbancare il campo di vice campione d'Italia del Fasano con una prestazione anche tutto sommato soddisfacente. Dicevamo del Fondi che ha giocato soltanto una partita per gli impegni europei della formazione del Sassari, partita che verrà recuperata mercoledì 21 settembre alle ore 15 sul campo della formazione sarda. Quindi attualmente il Merano ha una vittoria e una sconfitta, mentre il Fondi ha una sola sconfitta interna, come dicevamo, contro il Bressanone. Quindi attualmente il suo score di 0 vittorie e una sconfitta, ma con una gara in meno, che come abbiamo detto verrà recuperata mercoledì in terra sarda contro il Sassari. Andiamo alle formazioni, partiamo dalla formazione di casa con il 2 Cicolella, con il 5 Panza, con il 7 Miceli, con il 9 Damianovic, il 10 Vanoli, 11 Muzzitelli, 14 Cagnetti, 15 Diegas, 16 Garcia, 19 De Luca, 22 De Torre, 27 Livoli, 29 Speranza, 30 Trani, 31 Di Fazio e 38 Arena, Corso Giacinto De Santis. Passiamo invece all'Alperia Merano. Intanto si sta osservando un minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione che è accaduta qualche ora fa nella regione delle Marche. Noi rispettiamo questo minuto di silenzio insieme a voi.
Terminato in questo momento il minuto di silenzio osservato in memoria delle vittime del nubifragio avvenuto nella regione Marche qualche ora fa. Intanto è iniziata la partita, dicevamo, della formazione del Alperia Merano, 3 Fasanelli, 7 Romei, 9 Vicentino, 11 Striker, 12 Fasanelli Riccardo, 14 Parisato, 16 Poliere Colleruoli, 21 Martini, 22 Laursen. Intanto il Fondi in attacco con un bel gol di Manoli, e quindi si parte subito con il Fondi in vantaggio. Dicevamo 21 Martini, 22 Laursen, 23 Petricevic, 24 Nunez, 30 Glisic, Gligorievic. Attenzione al Fondi, il secondo gol, questa volta segna Micheli, 2-0 Fondi. Chiudiamo con il 44 Quegno, 75 Gelstrasser e coach Jürgen Prantner. Quindi passiamo in cronaca diretta con il punteggio di 2-0 per il Fondi dopo un minuto di gara, e intanto è il Merano che va a segno con un gol del numero 21 Oliver Martini. Quindi si riparte con il punteggio di 2-1 per l'HC Banca Popolare di Fondi. Quindi stavamo dicendo qualche istante fa della prestazione del Merano in casa del Fasano, una partita che è stata molto ben disputata dalla formazione di coach Prantner, con un Fasano sicuramente molto impreciso e anche nervoso in certi tratti di gara. Certamente il Merano non ha assolutamente rubato nulla. Intanto non si capiscono Banoli ed un compagno, la palla arriva, attenzione alla conclusione, la traversa del Muscitelli, la palla che purtroppo non entra dentro, e riparte il Merano con un buon attacco, un'altra traversa, la palla che tocca addirittura il soffitto del palazzetto dello sport di via Mola di Santa Maria. Il punteggio dopo 2 minuti di gara è HC Banca Popolare di Fondi 2 Alperia Merano 1. Non capisco perché il dica, probabilmente il gol è stato annullato, quindi siamo sul 2-0 per il Fondi, andiamo a correggere. Quindi Cagnete che porta palla, poi serve Banoli, attenzione, è stata buona la difesa del Merano, attenzione alla difesa del Merano, perché è una squadra che fa della difesa un'arma importante per il suo atteggiamento in campo. Attenzione al passaggio per Damianovic, la palla invece termina tra le mani dei giocatori del Merano, stavolta tiro va, attenzione, si è fatto male Anton Odd-Laursen, un colpo fortuito per lui, pensiamo nulla di male. Quindi il punteggio attualmente è sul 2-0 per l'HC Banca Popolare di Fondi. Banca Popolare di Fondi, come abbiamo detto, finora ha disputato una sola partita in casa contro il Bressanone lo scorso inizio settembre, con una sconfitta per 26-30. Attualmente il punteggio vede la squadra rossoblu in vantaggio per 2-0, la palla a Cagnete, subito per Micheli, ancora Manoli, Cagnete, giro palla, Manoli prova a sfondare, poi serve Damianovic, buono il movimento di Damianovic, però è stato buttato un fallo. Quindi ancora punteggio di 2-0, attenzione a Lausen. Ecco il gol, il primo gol del Merano dopo 4 minuti di gara. Riparte la manovra dell'HC Banca Popolare di Fondi. Dicevamo insomma della struttura difensiva del Merano, che
è un'arma, come diciamo, in più per la formazione di coach Jürgen Prantner. Vediamo se però la velocità della manovra del giocatore del Fondi riuscirà a trovare i varchi giusti, e finora il punteggio gli dice bene, 3-1 HC Banco Popolare di Fondi. Intanto arriva anche un altro gol, quindi adesso la partita comincia a prendere velocità, quando sono passati circa 4 minuti e mezzo di gioco in questo primo tempo. Tanto. Attenzione alla conclusione deviata da parte di Vanoli, di Muzzichelli. Adesso è Vanoli che gestisce la palla, subisce fallo anche Cagnete con il numero 14, ma l'avrà fondata adesso con il doppio pivot. Attenzione alla deviazione e la palla in rete per il 4-2 per l'HC Banca Popolare di Fondi. Buona qui la difesa della formazione di Jorge De Santis. Attenzione alla palla per il numero 7 Miceli, che però la spreca malamente. Bravo anche il portiere Colleruoli a fare buona guardia, qui bravissimo anche Facundo a dire di no all'attacco del Merano. Quindi punteggio attualmente sul 4-2 per la formazione fondana. Tanto va a segno il Merano, quindi il punteggio adesso è di 4-3 per l'HC Banca Popolare di Fondi. Fondi che deve soprattutto sfruttare la velocità dei suoi giocatori. Quello che sicuramente adesso è una manovra con un solo pivot. Attenzione però, è la buona conclusione di Cagnete, però stavolta il portiere con le ruoli fa buona guardia. Occhio all'ala, il bravissimo qui Facundo con un intervento importante, e la palla termina ancora tra le mani del Merano con il numero 21 Martini. Doppio pivot per il Merano, attenzione all'ala, e stavolta arriva il gol. 4 pari dopo 7 minuti e mezzo di gioco. Agnete, giro palla studiato dall'HC per cercare di trovare il varco giusto nella difesa. Oh, qui brutto errore del 10 fondano Vanoli. Ne approfitta il Merano per andare a segno e portare al primo vantaggio per la formazione ospite. Mini break di 2-0 per il Merano in quest'ultima fase di gioco. Sono 8 minuti e 16 secondi di gara, il punteggio di 4 HC Banca Popolare di Fondi, 5 Alperia Merano. Diciamo della vittoria dell'Alperia Merano in casa del Fasano settimana scorsa, una vittoria tutto sommato legittima, soprattutto grazie ad un secondo tempo di un certo spessore, approfittando anche degli errori madornali in alcuni casi della formazione
pugliese, lo chiamiamo la Junior Fasano, il vice campione d'Italia, dopo essere stata sconfitta nella finale scudetto contro il Conversano. Qui riparte il Merano con Lausen, che però lascia il terreno di gioco. Ricordiamo che la palla a mano, le sostituzioni sono libere. Petricevic per il numero 24 Nunez. Attenzione perché l'arbitro fischia il, dà il segnale del gioco passivo, quindi da quel momento in cui l'arbitro alza il braccio c'è bisogno entro quattro passaggi della formazione in possesso della palla. E vai, gran gol, gran gol, gran gol, 4-6, mini break di 3-0 per il Merano. Poi mi era partito anche abbastanza bene con un 2-0. Adesso invece c'è un ritorno del Merano, formazione sicuramente molto ostica, però alla portata sicuramente del gran gol, gran gol, gran gol di Nunez. 4-5, rompe l'inerzia dell'incontro a favore del Merano. Qui c'è un fallo di Vanoli, quindi si riparte con il punteggio di 5-6 per il Alperia Merano, il Black Devil. Sì, però c'è un sfondamento, quindi si riparte con la palla nelle mani del giocatore Fondani. Dicevamo, il mini break di 3-0 del Merano è stato poi subito interrotto dal gol di Vanoli, un gran bel gol veramente. Attenzione a ancora a Vanoli che cerca Cagnete, viene fermato, tiro dai 9 metri per la formazione di casa. Cagnete per Vanoli, qui Romjanovic non si intende e ne approfitta il Merano per andare sul 7-5, quindi quando sono passati 11 minuti e mezzo di gioco il punteggio vede il Merano in vantaggio di 2 gol, 7-5 sul campo dell'HC Banca Popolare di Fondi. Riparte la manovra della formazione di Coach De Santis, buona la conclusione di Vanoli, forse un po' forzata, però trova buono l'intervento anche del portiere con le ruoli che fa buona guardia. Buono, qui invece vediamo un po' cosa succede. L'arbitro dai 2 minuti per il giocatore Fondano. Fondi quindi che sarà costretto a giocato con un uomo in meno per 2 minuti. Romei per Laursen che si alza, poi passi. Passi di Lausen, quindi riparte l'HC Banco Popolare di Fondi con un uomo in meno e Coach De Santis decide di giocarsi comunque l'uomo di movimento al posto del portiere per cercare di mantenere una parità numerica nonostante l'uomo in meno. Intanto c'è un time out. Time out sul punteggio di 7-5 per il Merano. Quindi dicevamo
dopo un inizio buono anche dell'HC Banca Popolare di Fondi sul 2-0, è arrivato poi un... Un ritorno del Merano, quindi il punteggio adesso vede la formazione ospite avanti per 7-5. Si vuol vedere un po' più chiaro anche il coach De Santis e chiama un time out. Diciamo del Merano che nella prima giornata ha perso di 1, 29-30 contro il Sassari, per poi andare a sbancare con pieno merito il campo di gioco del Junior Fasano. Si riparte in questo momento, quindi sul punteggio di 7-5 per il Merano, con il Fondi con un giocatore in meno per un 2 minuti nel confronto di un proprio elemento della squadra. Missione a Cagnete. Buoni questi movimenti, fai attenzione al gol di Fanoli, 6-7 per il Merano. Troviamo Fondi con un uomo in meno per un 2 minuti, prova a salire la formazione, non c'è il fallo, però poi arriva la palla sull'ala. Un gran bel gol. Il punteggio adesso ancora sull'8-6 per il Merano. Partito che si mantiene comunque su buoni livelli fino a questo momento. Attenzione a Cagnete, prova la finta di tiro, poi scarica dietro per un compagno, il tiro forzato del numero 15 Diegez. C'è un fallo a favore della formazione di casa. Oh, qui Damianovic, bravo, bravissimo, 7-8 per il Merano, e poi la palla termina lo stesso in rete, il gol del numero 24 Nunez, quindi 8-9 per il 7-9, scusate, per il Merano. Merano che mantiene punto su punto il vantaggio di due reti, sembra un po' di ripetere il cliché dell'incontro di Fasano, con la formazione ospite che continuava a mantenere 2-3 gol di vantaggio. C'è ancora un buon movimento per Damianovic, c'è ancora un grande gol di Damianovic, gioco tra le linee dei difensori ospiti, e la palla che termina in rete. Attenzione, l'Austria si alza, ma viene stoppato il suo tiro verso il Fondi. Sembra aver ritrovato un po' di entusiasmo con il pubblico di casa del Via Mola di Santa Maria, che comincia a far sentire il suo calore. Partita finora abbastanza equilibrata. Attenzione, perché l'arbitro chiama il gioco passivo, e però c'è stato il gol del 10-8 per il Merano. Tanto esce Damianovic, Fondi che gioca con tutti i piccoli, con il numero 29 Giuseppe Speranza come pivot, anche se poi non c'è proprio effettivamente un pivot in questa squadra di giocatori più leggeri. Attenzione, però sempre, oh, buono questo recupero adesso della formazione di casa, bravo qui, oh, con le ruoli, con la punta del piede riesce a dividere il gol per il Fondi. Eccolo qui il gol, un gran gol, e si va sull'11-8, sale il vantaggio del Merano di 3 gol.
Quindi una partita divertente, anche se il Merano, diciamo, che sta cominciando a mettere una freccia, però finora è stato il vantaggio massimo di 2 reti, adesso addirittura siamo a un vantaggio di 3 gol, 11 Merano, Alperia Merano, 8 all'HC Banco Popolare di Fondi in possesso della palla. C'è un fallo chiamato contro la difesa del Merano. Tanto il gol è stato annullato perché c'è stato un fallo in attacco, quindi riparte la formazione ospite con Parisato per il numero 21, Martini, Lausen, Martini, Ueglio a gestire il pallone per Ueglio, attenzione perché Lausen può saltare da lì, fare un gran gol. 12-8 per il Merano. Intanto c'è qui un 2 minuti per un componente della panchina Fondana. Vediamo quando si riparte. Adesso si è ripartiti con il punteggio che vede il Merano avanti di 4 reti, 12-8, in fase di presentazione di gara. Corso dell'Antis ha parlato, insomma, della scarsità anche di partite disputate nel precampionato, ma soprattutto ciò che lui vuole vedere dai suoi uomini è il valore che bisogna darsi partita dopo partita per cercare di restare poi aggrappati a questo campionato di Serie A Gold maschile. Tanto però il punteggio vede la formazione ospite con il numero 24 Nunez a gestire la palla. Dobbiamo cercare di mantenere un valore importante per restare aggrappati al massimo campionato di Serie A maschile. Vediamo che il Fondi è una neopromossa, essendo retrocessa in due stagioni fa. Lo scorso anno ha vinto il suo girone e poi ha vinto anche la Coppa Italia di categoria. Intanto c'è un fallo con l'Austin da parte del numero 27 Vivoli, quindi c'è un tiro buono in paparata di Garcia, quindi il punteggio rimane sul 12-8 per il qui però vediamo cosa è successo. Si riparte quando sono passati, però adesso è quasi 20 minuti dall'inizio della partita e il Merano va a segno ancora una volta con il numero 14 Parisato, quindi 13-8 per il Merano. È entrato Ciccolella per Cagnete. Cagnete oggi un po' si ricorda rispetto all'incontro contro il Bressanone, dove aveva realizzato ben 15 reti. Sì, un gran gol che porta il punteggio sul 3-19. Non si fa in tempo ad aggiornare il punteggio, che si arriva al 14-9 per il Merano. Qui ancora con le ruoli
a dire di no ad un tiro della formazione fondana. Quindi il punteggio attualmente è sul 14-9 per il Merano. Merano che sta prendendo il largo, però c'è un tiro di rigore, il pallone va a Cagnetti, vediamo se Cagnetti riesce a trovare un po' di fiducia grazie a questo suo rete. Quest'oggi stanno mancando anche le sue reti per la formazione fondana, quindi il punteggio adesso vede il Merano avanti di 4 gol, 14-10. Un ospite che prova a sfondare, poi va sull'ala ed è un gran bel gol veramente. 15-10, 22esimo minuto di gara, partita che ormai sembra, almeno per il primo tempo, avere preso una piega abbastanza chiara a favore del Merano, che sicuramente non sta rubando nulla, anzi sta disputando la sua onesta partita. Probabilmente al fondo stanno mancando il gol di Cagnetti, qui bel movimento, però c'è un tocco con il piede e quindi c'è un tiro di punizione per la formazione di fondale da 9 metri. Manoli prova ancora con le ruoli bravissimo e riparte il Merano. Buono il possesso palla della formazione ospite, stavolta però perdono un po' la lucidità in fase di palleggio. Si recupera il pallone il Fondi sul punteggio di Alperia Merano, i Black Devils, e l'HC Banco Popolare di Fondi con gli ospiti avanti di 5, 10-15 per l'Alperia Merano. Oggi stanno mancando le reti di Cagnetti, attenzione ancora con le ruoli veramente si sta dimostrando anche quest'oggi una sicurezza tra i pali. Attenzione al gol del più 6 per il Merano, quindi si va sul 16-10 per la formazione ospite. Damianovic, ancora Cagnetti per Damianovic, che prova a girarsi, poi non trova un compagno, trova un gran gol Damianovic, un bel gol veramente. 11-16 per il Merano, ma c'è un fallo per la formazione ospite, comparizzato. La palla termina fuori, però Merano solido, non sarà bello a vedersi, però è solido e questo è importante. Probabilmente è questo che manca all'HC Gran Capolare di Fondi. Intanto che ha giocato anche Panza nella formazione di casa, stanno mancando, come dicevamo, il gol di Cagnetti, un elemento che può fare la differenza. E adesso lo abbiamo chiamato il suo gol, il 12
a 16 per i fondi, è importante restare a galla. Sembra insomma di rivedere sotto certi aspetti la partita del Merano a Fasano e da parte rossoblu di rivedere la partita contro il Bressanone, con i fondi che con le unghie e con i denti ha provato a rimanere a galla, poi dopo ovviamente la maggiore caratura tecnica della formazione ospite ha fatto il resto. Adesso buono il movimento, ancora un bel gol, 17-12, quando siamo al torna quasi al 26esimo minuto di gara, un tetto molto alto fino ad ora, mette comunque un, se mantengono questi ritmi, un risultato molto alto, che forse se ne godrà dello spettacolo. Oh, stavolta Damjanovic non si intende con i compagni. Ma dove cazzo si fa? 17-12 per il Merano. Mancano esattamente 3 minuti e mezzo alla sirena della fine dei primi 30 minuti di gioco. Finora il Merano, dopo un inizio promettente della formazione fondana, sta prendendo il largo, adesso è un vantaggio di... Oh, gran gol sotto l'incrocio dei pali, un gran gol del numero 44, Coelho, un gran gol veramente, forse uno dei più belli di questa giornata, un gol con la mano sinistra ad andare a togliere Ragnatela nella porta difesa da Facundo. Intanto c'è un gol annullato al Fondi per uno sfondamento in attacco. 18-12 per il Merano. Adesso bisogna vedere se il Fondi nel secondo tempo riuscirà a trovare quella grinta che le ha permesso negli ultimi minuti di gara contro il Bressanone di far tremare. Più buona la difesa fondana, è ancora una bella parata di Facundo che dice no al 19° gol del Merano. Dicevamo, la grinta che ha permesso alla formazione fondana nella partita interna contro il Bressanone di far tremare la più quotata formazione, un gran gol di Cagnete, 13-18, manca esattamente 1 minuto e 45 secondi alla fine del primo tempo di gara. Il numero 7 Tommaso Romei, vediamo cosa è successo adesso. C'era un problema riguardo al parquet, probabilmente il sudore di alcuni giocatori mette in difficoltà l'incolumità degli elementi sul parquet. Si riparte quindi sul... Questo è un time out, intanto chiamato dal Merano. Quindi ricordiamo il punteggio, Merano 18, HC Banca Popolare di Fondi 13. Quindi parlavamo delle dichiarazioni di coach De Santis, che ha in sede di prepartita chiede appunto ai suoi una prova, soprattutto per dimostrare quanto sia il loro valore per potersi poi giocare le proprie chance di salvezza in questo campionato di Serie A Gold. Nelle ultime ore, a proposito di formazione fondana,
è stato tesserato Luigi Arena, giocatore che c'erano state delle difficoltà per il suo tesseramento, il numero 38, però non è attualmente neanche sceso sul parquet, quindi probabilmente ancora non è in condizioni per poter giocare. Tanto si riparte con il Merano che riparte con il possesso della palla. E qui è stato un di Damjanovic, bravissimo. Oggi un Damjanovic più concreto del solito. Qui però attenzione, fallo chiamato alla difesa fondana. Punteggio quindi sul 14-18 per il Merano. Mancano meno di 40 secondi alla fine del primo tempo, si interpolerà la sirena alla fine dei primi 30 minuti di gioco. E qui attenzione, c'è un fallo di rigore. Giallo, quindi si va sul 19-14, qui spreca Cagnete. In questo momento termina il primo tempo, si passa quindi al all'intervallo, noi ci sentiamo fra poco.
Quindi siamo tornati in diretta con l'incontro di pallamano di Serie A Gold maschile tra l'HC Banca Popolare di Fondi e il Merano. Il punteggio attualmente vede la formazione ospite avanti di 5 reti, 19 a 14 il parziale alla fine del primo tempo. Manca un po' di stanza all'inizio della ripresa. La formazione fondana dovrà cercare di fare soprattutto una prestazione più concreta in fase di attacco, mentre per quanto riguarda la formazione del Merano, finora diciamo che ha fatto la sua partita, e soprattutto quello che ha colpito maggiormente della formazione di coach Prantner è la concretezza e la solidità nel riuscire a gestire i vantaggi. Dopo un mini break anche di 3 gol di vantaggio, poi sono saliti in cattedra, adesso il vantaggio di 5 reti, 19 per il Black Devil e 14 per l'HC Banca Popolare di Fondi. Intanto ci sono i giocatori fondani che discutono fra di loro sui movimenti da fare. C'è Muscitelli che parla con il portiere Facundo. Aspettiamo che ricominci il secondo tempo. Siamo qui in diretta dal palazzetto dello sport di Via Mola di Santa Maria in Fondi per la diretta dell'incontro di pallamano di Serie A Gold maschile tra l'HC Banca Popolare di Fondi e l'Alperia Merano. Quindi noi intanto si riparte con il l'incontro, lo facciamo anche con il arriva il gol, il primo gol del secondo tempo, lo va a segnare il Merano, punteggio di 14 a 20 per la formazione ospite. Diegas che gestisce questo pallone per Cagnete, Damianovic, buono qui il movimento per forse un passi, è un fallo per la formazione di casa. Quindi il gol per il 20 a 15 per il Merano. Stiamo cercando di gestire anche il, qui si alza molto bene Norsen, ma stavolta il portiere fondano Facundo fa buona guardia. Buono anche questo gol. Un intervento anche buono del portiere Facundo, con il punteggio che rimane sul 20 a 16 per il Merano.
Buono qui sull'ala il movimento, però ogni volta che si prova un movimento sull'ala la formazione di casa perde l'occasione, non la perde invece il Merano, che va a segnare la sua 21ª rete in questa partita. Punteggio di 21 a 16 per il Merano, sempre 5 gol di vantaggio per la formazione ospite. Forse quello che manca al Fondi in questa partita è un mini break di 2-3 gol per riuscire a rimettere in carreggiata la propria partita. Buono il movimento del Gamianovic sull'ala, ma ben chiuso dalla difesa del Merano. Oh, qui Cagnete tira un bel tiro, però purtroppo non gli dice bene. Laursen. No, qui c'è un fallo in attacco per la di Laursen. Quindi il punteggio rimane fermo sul 21 a 16 per la formazione ospite. Dicevamo della difesa della formazione del Merano. Noi vi invitiamo, qualora lo vogliate, a rivedervi l'incontro disputato a Fasano dalla formazione di Torsk Prantner. Vi renderete conto della solidità in certe fasi nel gioco di difesa della formazione melanese. Vi renderete conto anche delle tante difficoltà che sta affrontando il Fondi, che per adesso va a segno con il Cagnete, se non andiamo errati, per il 17 a 21. Intanto un errore della formazione ospite permette al Fondi di poter gestire il pallone con Dieguez, Muccichelli, Dieguez, Muccichelli, e buono per gol di Damianovic. Mini break di 2-0 per il Fondi. Attenzione, arriva il gol del 22 a 18. Dicevamo un mini break del Fondi che aveva anche dato l'impressione di poter spezzare un po' l'inerzia della partita a proprio favore. È arrivato subito il gol. Forse la cosa che maggiormente colpisce il giocatore di questa partita è la capacità del Merano di mantenere costante un certo vantaggio aspettando l'errore del Fondi per poterlo incrementare da un momento all'altro. Buono qui il gioco sull'esterno ed è un gran gol, un gran gol. Tutto un altro Fondi adesso, almeno. Quindi il punteggio adesso vede il Fondi con un break nel secondo tempo di 5 a 2. Il primo tempo si era giusto sul 14 a 20. Bene, adesso siamo sul 5 a 2 per i Fondi. Quindi sono 3 i gol di vantaggio per la formazione ospite. Peccato che il Fondi debba sempre partire con il freno a mano tirato, però nel secondo tempo la formazione fondana dà sempre il meglio di sé, magari lo farà anche questa sera. Tanto due pivot per la formazione ospite. Il numero 7 Tommaso Romei non sapeva chi dare la palla, intanto ne approfitta il Fondi per ripartire in possesso di palla con il numero 14 Cagnete. Peccato che la sua conclusione è stata deviata dalla difesa ospite. E riparte quindi il Fondi. Adesso sembra tutta un'altra partita. Ci sono le credenziali per un secondo tempo divertente. 7 minuti e mezzo di gioco. Qui buona la parata di Colleruoli. Si alza poi Parigiato.
a Romei, il numero 7. Striker per il numero 23 Petricevic. Gran gol 23 Merano, 19 HC Banco Popolare di Fondi. Si riparte con la formazione di casa in possesso della palla. Numero 15 Dieguez per Vanoli. Adesso è Dieguez che va a gestire il gioco in fase d'attacco. Damianovic, qui bravissimo. 20-23 per il Merano. Il Fondi ha cominciato, però poi vedi che appena il Fondi prova a rimettere in carreggiata l'incontro, arriva il gol del numero 23 ospite Petricevic, che riporta il vantaggio della formazione di Black Devil di 4 reti, quindi parziale al 9 minuto di gioco di 24-20 per il Merano. Tanto Damianovic va a posizionarsi in posizione di pivot, vediamo se stavolta però se falla in attacco. Non vale la rete per il Fondi. 9 minuti e 40 di gioco, secondo me è sicuramente più equilibrato rispetto al primo, però il stavolta un errore di Petricevic, forse uno dei pochi errori finora del giocatore del Black Devil. Dicevamo, un secondo tempo sicuramente più equilibrato rispetto al primo, non che il primo il Merano abbia fatto chissà che cosa, però poi il risultato di 5 reti di vantaggio alla fine del primo tempo lo mettiamo in una posizione di psicologica anche diversa rispetto al Fondi, che intanto va a segno. Del 21-24, dicevamo il vantaggio è sicuramente una condizione psicologica migliore rispetto a quello del Fondi, però è un Fondi che in questo secondo tempo sta cercando di rendere la partita più viva e lo sta anche facendo tutto sommato. 7-4 il punteggio parziale in questa seconda parte di gara, con la formazione d'acqua. Gran gol del numero 7 Tommaso Romei, gran gol veramente, si rimane a 4 gol di vantaggio per il Merano. Fondi che non riesce mai a cambiare l'inerzia, almeno il giocatore non è mai riuscito a cambiare l'inerzia della sua partita. Vediamo se riesce adesso in questo secondo tempo, quando mancano poco più di 20 minuti alla fine della partita. Qui un buon movimento, stavolta però ci c'è un fallo, 99 metri per la formazione Fondano. E niente, poi ancora un fallo di 9 metri per la formazione Fondana. E intanto c'è un 2 minuti per un giocatore del Merano, il numero 11, andiamo a vedere, Striker, quindi c'è un 2 minuti per il difensore ospite, un fallo sicuramente vistoso che permette alla formazione di casa di poter andare sul a giocarsi per almeno 2 minuti il vantaggio di un uomo rispetto a prima.
gol. Quindi 22-25 per il Merano, che gioca con un uomo in meno per i due minuti al numero 11 Andreas Stricker. Petricevic adesso va a gestire questa palla per il numero 7 Tommaso Romei, che subisce fallo. ...25-22 per il Merano, e come dicevamo gioca un uomo in meno. Attenzione a Tommaso Romei, che subisce un altro fallo. Ancora 9 metri per il Merano. Petricevic, buono qui il movimento, però gli rubano palla e va in contropiede il Fondi con il numero 19 De Luca. 23-25, la sta rimettendo in sesto la partita il Fondi, e sale l'incitamento anche del pubblico del palazzetto di Via Mola di Santa Maria. Oggi 17 settembre 2022, la temperatura sicuramente rispetto all'inizio settembre è calata, però ci possiamo garantire che ancora fa abbastanza caldo qui a Fondi. Intanto Facundo compie un ottimo intervento, però c'è un 9 metri ancora per la formazione ospite. Cerchiamo di rimettere in sesto anche il punteggio del cronometro di gara. Quindi ancora Petricevic, gran gol di Petricevic. 26-23 per il Merano. Fondi che però in questo secondo tempo con un 9-7 sta sicuramente portando la partita sui binari di un equilibrio anche che sicuramente potrebbe anche avvantaggiare lo spettacolo per il pubblico che sta assiepando le tribune del palazzetto di Via Mola di Santa Maria. Intanto torniamo in quella diretta, fondamento per un giocatore meno, però attenzione, si è fatto male, quindi bisogna attendere. Sì, viene chiamato anche un ragazzo in per andare a pulire a terra. Quindi è stato un fallo di sfondamento per la formazione ospite. Il punteggio vede adesso il Merano avanti di 3 reti, 26-23. Siamo al 14° minuto e 45 secondi di gara e si riparte in questo momento con il numero 19 Fondano De Luca. Cagnete per De Luca. Buono qui, bravo De Luca ancora, però stavolta il portiere con le ruoli fa buona guardia. 15 minuti e 21 di gara, il punteggio vede il Merano avanti di 3, 26 Black Devil, 23 HC Banca Popolare di Fondi. Fondi sicuramente più vivo in questo secondo tempo. Il c'è un due minuti per il numero 10 Panoli, che va a chiedere anche spiegazioni, vediamo. E allora quindi il numero 10 Panoli fuori per due minuti. Ancora un ragazzo a pulire il parquet
del campo di Via Mola di Santa Maria. Gli arbitri vanno a parlare con i giudici di sedia. Cospesanti si chiede spiegazioni. Quindi si riparte con il Fondi con un uomo in meno per un due minuti a Vanoli per un evidente fallo sul giocatore del Merano. Attenzione, qui buono il movimento, qui però bravissimo, fallo di rigore. Fallo di rigore per il Merano. ...11 minuti di gioco. Punteggio Merano 26... HC Banco Popolare di Fondi. Bravissimo. 27-23... per gli ospiti. Rientra anche Damianovic in attacco, il Fondi è con un uomo in meno, quindi esce fuori il portiere Facundo. Il problema è che se non si tira poi non si può neanche pensare di fare gol. Adesso avrà stato bravo il portiere con le ruoli, ma c'è stato un fallo da rigore. Dai 7 metri andrà Cagnete. Tanto il pubblico di casa si arrabbia con i due arbitri di gara. C'è quindi un tiro di rigore per la formazione di casa con Cagnete dei 7 metri. Serie di finte del gioco argentino, poi gol. Il gol del 24-27. Mancano esattamente 13 minuti scarsi alla fine della partita. Petrincevic, giocatore sicuramente di caratura superiore, che sta guidando i Black Devil a questo successo esterno in casa dell'HC Banca Popolare di Fondi. Attenzione sull'ala, bravissimo stavolta Facundo a dire di no. Peccato, perché la conclusione del numero 14 Davide Parisato era anche ben diretta all'angolino, però bravissimo stavolta Facundo. Sono ancora due minuti, devono ancora passare per il rientro. Adesso c'è un time out chiamato dal Fondi, quindi quando adesso cerchiamo di sistemare anche il tempo. Quindi il punteggio fino a questo momento vede il Merano avanti di 3 reti, 27-24, un Fondi che in questo secondo tempo ha un parziale di 10-8, perché il primo tempo c'era questo su 19-14 per il Merano. Adesso invece vediamo che c'è il Fondi che sta provando a mantenere la partita sui piani dell'equilibrio. Certamente non è assolutamente semplice, però davanti a loro hanno un Merano che sta facendo una partita solida, soprattutto solida in fase difensiva. Ci sono alcuni errori della formazione di casa che vanno solamente corretti. C'era Corsi De Santis poi a cercare di correggerli durante la settimana. Intanto si riparte in questo momento. Vanoli, intanto è rientrato anche Vanoli in campo. Damianovic, gran gol di Damianovic, 27 a 25. Fondi sicuramente diverso, nettamente diverso in questo secondo tempo. Si sale anche l'incitamento del pubblico di casa. Adesso la partita si fa veramente molto interessante. 27 a 25 per il Merano che ha condotto fino ad ora con una certa tranquillità,
anche da adesso, diciamo, che comincia a scarseggiare la lucidità nella formazione ospite. Nonostante questo, però, la difesa riesce sempre a reggere bene. Anche questa volta invece si trova il percorso giusto. Attenzione, perché la partita è completamente riaperta. HC Banco Popolare di Fondi 26, Alperia Merano, anche detti Black Devil 27. Si è riaperta completamente la partita. 13-8, il 12-8 il parziale per la formazione fondana. Buona qui la difesa, forse c'era un fallo. Attenzione, per adesso però c'è il fallo su Petricevic. Adesso la sua esperienza bravo qui, bravissimo anche però Facundo, bravissimo. Eccolo il pareggio, il pareggio, un boato in via Mola di Santa Maria al gol di Cagnete, 27 pari. Ed anche il presidente della formazione fondana chiede al pubblico di incitare questi ragazzi. Onore e merito all'HC Banco Popolare di Fondi per questo secondo tempo dalla parte del Merano. È un peccato, perché in questo secondo tempo probabilmente è mancata quella consapevolezza che a Fasano non è mancata e gli ha permesso alla formazione di coach Trantner di portare a casa i due punti. Si alza intanto, buono anche il movimento su Parisato, attenzione però il gol 28-27 per il Merano. È tutta un'altra partita, 20 minuti e 52 secondi di gioco, è tutta un'altra partita. Signore e signori, in diretta qui dal palazzetto di via Mola di Santa Maria, HC Banca Popolare di Fondi 27, Alperia Merano 28, è tutta un'altra partita. Fino ad ora abbiamo tessuto le elogi alla formazione ospite, ma adesso è il Fondi, peccato però c'è un fallo di rigore per il Fondi. È tutta un'altra partita, ragazzi. Complimenti alla squadra fondana per non essersi mai abbattuta anche sotto i 5 gol, ma questo poi dimostra anche la dinamicità di uno sport come la pallamano, dove tutto è in equilibrio fino alla fine. Intanto il pareggio di Cagnete, arrivano i gol del giocatore fondano, il numero 14, e c'è il time out chiamato da coach Trantner. Vuole vederci chiaro giustamente il coach meranese. Fondi che in questo secondo tempo ha un parziale di 14-9, un parziale che veramente lo mette in condizione di avere spostato completamente l'inerzia della partita a proprio favore. Complimenti ai ragazzi fondani per questo secondo tempo. Peccato per il Merano, perché in questo secondo tempo, come abbiamo detto anche poc'anzi, sta mancando quella consapevolezza di poter portare a casa i due punti. Sono gli errori che si possono fare in uno sport dove non è finita finché non suona la sirena. Non è finita finché non suona la sirena, e sale ancora l'entusiasmo da parte del pubblico del via Mola di Santa Maria qui a Fondi. Quindi 21 minuti e 49 secondi in questo secondo tempo, punteggio di 28 pari. Sicuramente si è abbassato anche la media gol definitiva, però si è alzato sicuramente anche la qualità del gioco da parte del Fondi. Si sono strette anche le maglie per la formazione di casa. Mettiamo anche qualche errore in fase di tiro da parte degli ospiti, che per adesso si smentiscono immediatamente con un gran bel gol, con un bel movimento in mezzo alla difesa fondale.
dicevamo, si è sicuramente alzato la qualità del gioco del Fondi. Fondi che quando riesce a spegnere quel barlume di lucidità e si affida alla sua, alla follia tecnica dei suoi elementi di spicco come Vanoli, come Cagnete, può veramente fare male a chiunque. Ricordiamo che la partita contro il Bressanone fino a 10 minuti alla fine sembrava in, comodamente in tasca la formazione ospite. Ad un certo punto ci siamo trovati anche sotto di, a trovare il Fondi sotto di due reti, qui un gran movimento, non è gol, non è gol, non è gol il tiro di Vanoli, però attenzione al, vediamo che è un fallo. Quindi diciamo siamo trovati anche a commentare due gol di vantaggio per il Bressanone. In quel momento la formazione ospite ha veramente sentito il fiato sul collo del, dei ragazzi di coach De Santis, che quello che sta accadendo anche in questo momento in quel del Via Mola di Santa Maria qui a Fondi. 29 Alperia Merano Black Devil contro i rosso-blu di casa dell'HC Banca Popolare di Fondi, che vanno a gestire questa palla con Cagnetti. Grande passaggio per Damianovic ed è il 29 pari, 15-10 il parziale in questo secondo tempo per il Fondi. Attenzione, stavolta Facundo para, però c'è il tiro di rigore, tiro di rigore per il Merano. 24 minuti e 0-3 ed è il numero 7 Tommaso Romei a segno. 30-29 per il Merano, partita molto molto più divertente adesso, molto più divertente adesso, tutto un altro Fondi, Fondi che è riuscito a segnare più gol in 24 minuti che in tutti i primi 30 minuti del primo tempo. Tutto un altro Fondi. Cagnete prova la conclusione, poi decide di servire un compagno, tiro dai 9 metri per la formazione di Fondano. C'è un, vediamo cosa è successo, cosa chiamano gli arbitri. Ah non è che viene chiamato un ragazzo ad asciugare il parquet. ...24 minuti e 50 secondi di gioco, la partita è completamente cambiata, adesso l'inerzia dell'incontro è tutto nelle mani del Fondi. Riparte intanto il cronometro di gara. Gol, oh, bel gol, Cagnete, 30 pari, signore e signori, l'abbiamo detto più di una volta, lo ripetiamo ancora, è tutta un'altra partita. Facundo stavolta però non riesce a fare il doppio miracolo. 31-30 per il Merano, ma è tutta un'altra partita. 25 minuti e 19 di gioco. Complimenti all'HC Banca Popolare di Fondi per avere buttato il cuore oltre l'ostacolo, lo fa spesso da quello che abbiamo avuto modo di vedere anche contro il Bressanone, e lo sta facendo anche questa sera. Stavolta bravissimo con le ruoli, bravissimo a spegnere l'urlo in gola degli spettatori di fede rosso-blu qui sugli spalti del palazzetto dello sport di Via Mola di Santa Maria. Buono qui il movimento per Cagnete, che però adesso si stringono anche le difese. Buono sull'ala, il gol, il gol, 31 pari, 26 minuti di gioco. Bravo, fallo, 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 vediamo, no, solo 9 metri. Romei, Tommaso Romei per Petricevic. Petricevic va a prendere palla, prova un tiro allo scarico all'indietro per Tommaso Romei, che si muove anche bene, attenzione al movimento sull'ala, il gol,
il gol del 32 a 31 per il Merano. Mancano esattamente meno di più o meno tre minuti alla fine della partita. Gran partita veramente in questo secondo tempo. Chi sta seguendo l'incontro in diretta si sta sicuramente divertendo. Dopo un primo tempo che ha visto il Merano gestire anche in maniera agevole il proprio vantaggio anche di 5 reti, adesso invece è tutta un'altra partita. Si è svegliato anche Cagnete. Qui però c'è uno sfondamento chiamato al fondo, attenzione, Facundo dice no e la partita rimane in equilibrio, 32 a 31 per il Merano. Mamma mia, che parata di Facundo, sicuramente con le ruoli e Facundo quest'oggi due protagonisti di questo bellissimo incontro, soprattutto in questo secondo tempo. È tutta un'altra partita, signore e signori. Complimenti alle due squadre per la qualità della pallamano che stanno offrendo in questo secondo tempo. Qui però c'è un fallo di rigore per il Merano. No, è un 9 metri, forse fallo di rigore, ma è un 9 metri. Manca un minuto e 40 secondi alla fine della partita, signori. Veramente, attenzione, fallo in attacco. Attenzione, signore e signori, la partita veramente si può regalare un finale al Calcio Palma. Gol, 32 pari. Che partita, qui al Diavola di Santa Maria. Scusate il nostro coinvolgimento, ma la partita veramente ci permette di essere più emotivamente coinvolti. Intanto c'è un time out per il Fondi, quindi ricordiamo il punteggio 32 pari, manca un minuto e 7 secondi alla fine. Veramente complimenti alle due squadre per la qualità della pallamano. Quindi andando a fare un breve parziale, 18 per il Fondi, il primo tempo per il Merano si era chiuso con 19 reti più 13, finiamo a 32, parziale di 18 a 13 per il Fondi. Nel secondo tempo il Fondi è riuscito a segnare più reti di quelle che ha realizzato nella prima parte di gara. Il presidente della formazione fondana, Marco De Meo cammina nervosamente intorno alla panchina fondana. Il Fondi adesso è veramente coinvolto ed è totalmente in partita. Parità, 32 pari, un minuto e 7 secondi alla fine della partita. Può vincere chiunque. Aspettiamo l'ufficio dell'arbitro per far ripartire il cronometro di gara. Vediamo un attimo, no, perché probabilmente c'è bisogno dell'intervento di un ragazzo ad asciugare il parquet. Intanto i giocatori di Merano ne approfittano per qualche palleggio di riscaldamento. Quindi, signori, veramente un finale al Cardio Palma, però ne vale veramente la pena. Questa volta è veramente un bello spot anche per uno sport cosiddetto minore come la pallamano. Un secondo tempo di qualità sicuramente eccellente e si riparte. Un minuto e 5 secondi alla fine della partita, signore e signori. HC Banca Popolare di Fondi e Alperia Merano sono sul punteggio di 32 pari. E il gol del Merano, 33 a 32. Attenzione perché Cagnete può andare. Attenzione. C'è un time out per il chiamato dal coach Fondano. Andiamo a correggere il. Il cronometro di gara, mancano esattamente 43 secondi alla fine della partita.
c'è veramente tanto entusiasmo qui intorno alla formazione di coach De Santis. È importante soprattutto per il morale non sentirsi sconfitti e affrontare anche le prossime partite con un atteggiamento sicuramente meno depresso rispetto a quello che poteva paventare il risultato nel primo tempo. Dicevamo, quello che è mancato al Merano è stato proprio la consapevolezza della propria forza nel secondo tempo. Oggi avremo modo, lo chiederemo agli esponenti delle Black Devils che verranno nelle interviste di fine partita. Diciamo, la consapevolezza di riuscire a portare a casa questa vittoria. Certamente va dato anche merito all'HC Banco Popolare di Fondi di aver gettato il cuore oltre l'ostacolo, e se quello con il Bressanone non è riuscito, questa sera sembra che possa veramente riuscirci. Quindi parziale attualmente 33 Merano, 32 HC Banco Popolare di Fondi. Ancora Cagnete. Buono, ah, peccato. Mancano 30 secondi, tanti a rischio di un pareggio. Attenzione, 20 secondi, tiro d'angolo, 18 secondi. Mamma mia, che finale, ragazzi! Che finale! Attenzione sull'esterno, gol! Gol! Vediamo, fuori, è finita! È finita, è finita, 33 pari, 33 pari, complimenti a tutte e due le squadre, al di là del risultato, complimenti a tutte e due le squadre, gran partita, HC Banca Popolare di Fondi 33, Alberia Merano 33, complimenti a tutte e due le squadre. Prima di fare un commento finale, aspettiamo qualche secondo, veramente complimenti all'HC Banco Popolare di Fondi per aver gettato il cuore oltre l'ostacolo, complimenti veramente. Io aspetterei ancora un minuto per il chiudere la cronaca diretta. Al Merano è mancata quel pizzico di convinzione per poter portare a casa la vittoria, ma onore e merito al Fondi per avere sempre creduto, soprattutto nel secondo tempo. 19-14 il parziale nel secondo tempo, si è completamente ribaltato il risultato per quanto riguarda la partita. Veramente complimenti all'HC Banco Popolare di Fondi, buona anche la prestazione della squadra di coach Prantner. Però veramente un peccato per il Merano, perché come si era messa la partita, però diciamo che in uno sport come la pallamano non è mai finita finché non c'è il suono della sirena che segna i 60 minuti di gioco. Noi vi ringraziamo per la diretta di questo incontro, ricordiamo il punteggio: HC Banca Popolare di Fondi 33, Alperia Merano, i Black Devil 33. Complimenti al Merano che in due partite in trasferta porta a casa comunque 3 punti. Buona la prova del Fondi, veramente. Adesso fra poco saranno anche le interviste per i canali social dei due roster. Un saluto a voi da Fondi, buona serata. Ma non ho più la parola di scrivere, perché io tra l'altro il primo posto. Comunque, la prima volta.